Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso gelato al mango e alla papaya. Abbiamo deciso di creare questa ricetta per voi dato che in questo periodo c'è un grandissimo caldo torrido. Questa ricetta è velocissima, infatti si può fare in meno di 5 minuti, non serve la gelatiera ed è veramente fresca, adatta per l'estate. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa super rinfrescante ricetta ci serviranno 100 g di latte condensato. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione, una papaya, un mango, 125 ml di panna fresca e 30 g di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. Per prima cosa dobbiamo pulire la nostra frutta e noi siamo partiti con la papaya. Come potete vedere l'abbiamo tagliata a metà, ora andiamo a eliminare i semi, poi togliamo la buccia, la tagliamo a cubetti e la mettiamo in una ciotola più capiente. E ora possiamo pulire anche il nostro carissimo mango e come la papaya lo togliamo in cubetti. Ecco qui la nostra frutta tagliata a cubetti. Per la nostra ricetta ci serviranno 400 g di frutta in totale, di conseguenza 200 di mango e 200 di papaya. Ora prendiamo un piatto bello grande, ci mettiamo sopra la nostra frutta, che deve essere tutta a un unico piano. Aiutandoci con le mani la stendiamo leggermente e poi la mettiamo in freezer finché non si congelerà. E dopo 2 ore finalmente possiamo tirare via fuori dal freezer la nostra frutta che avevamo precedentemente tagliato a cubetti. E ora ci aggiungiamo tutti i nostri ingredienti, partendo dal latte condensato, alla panna, ed infine lo sciroppo di glucosio, che togliamo sempre con il nostro cucchiaino. A questo punto non ci rimane altro che mixare il tutto finché non diventerà un bel composto omogeneo. Ed ecco qui ragazzi, come potete vedere il nostro gelato è già pronto, ma guardate quanto è cremoso! E non vi dico ragazzi, sarà una meraviglia! E dopo aver trasferito tutto il nostro gelato dentro un contenitore bello capiente, non ci rimane altro che prendere della pellicola alimentare trasparente, metterla a contatto e lasciare tutto in freezer per circa 4-5 ore. E dopo 6 ore di riposo in freezer non ci rimane altro che prendere il nostro gelato, tirarlo via dalla pellicola alimentare trasparente e vedere com'è venuto. Miam. Ma guardate che bello che è venuto il nostro gelato, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un gelato. Mamma mia ragazzi, che buono! È cremoso, fruttato, freschissimo, poi si sentono veramente benissimo i due gusti, cioè il mango e la papaya, che insieme si sposano alla perfezione. Insomma ragazzi, veramente un gelato stupendo, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!